ogni famiglia nei paesi qua della Vallata, il 99% fava contromando per sopravvivere, per non morire da fame. Ma anche i preti che i tempi avevano la situazione ti davano a mano. Poi qua io ero un prete da in costa, Don Guido, e mi viene Don Guido, che mio fratello e anche mia mamma andava su a fare i toscani. E lui e contromandava, che e anche c'ha fatto in finanze, e contromandava per dare a mangiare ai poveri. E capito che lo fava, Don Guido. Una volta si mangiava, la gran parte, si mangiava minestrone, latte, qualche uova, polenta sempre, formaggio, e delle volte era anche dura che mancava da quella, ecco. Cara mia, se fa toscani, tabacco da naso, tabacco a fiuto, tabacco da naso e tabacco trincià, se fa di tutto, ecco, va sopravvivere. Papà che fa le passe, le ha tutte le passe così. E dopo con la farina bianca e l'acqua e fa ancora come l'abito viene trovato. Tac, e hanno inquadrato, tac, su e via, sì, come fa. Dopo quando ti fai i toscani, devi i mani nel tabacco, i mani del tabacco, e i tocchettei piccoli, si metteva, allora era il fuoco, no? Tutti gli scatti là, mia mamma li seccava prima di tutto, dopo che era apria, era andato 20 cubi di me e 20 cubi di ea. Era pum, 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 pum. Ma quando mi stava in tabacco, si incontrava che stava a tinti, si pesava a finanza. Io non voglio, avevo 8, 10 anni, 9, 12. E il 29, che era su in finanza, mi vedeva che era l'osteria, passa a contare qua di sotto qua. E allora il mio figlio mi ha detto, guarda che le biciclette 9 davanti al cancello. Allora stava a tinti, fa fin da... Fa finta la dovretta perché era un passo per la... Sui muri a secco. Fava un buco dentro e mettevi i sassi davanti. Sempre fuori da casa se era possibile, mai in casa. Perché ti puoi avere un controllo o no. Anche in chiesa che mi nascondeva, dentro in chiesa anche. Se era controllai dalla finanza, che già era qua sui intorni, la caserma di finanze a Campolongo, a Pove, Sarson e Carpenè. E aveva un cuore che ora sapeva come che era qua la situazione, no? Che se mi fava contrabbando, non si poteva vivere, capito? Come se moriva veramente perché non che era a mangiarlo. Noi altri non andavamo per mulettiere quei veramente che era camminabili. Andavamo sempre sui sentieri qui più brutti perché là la finanza era difficile che si mettesse là, no? Hai capito che modo? Si cercava sempre di andare dove la finanza non era. Hai capito che partiva? Noi partivano quel bel tempo. Se pioveva, partiva col tabacco perché? Perché la finanza non andava fuori qua piova, una gran parte, no? Io sapevano, oppure qua neve, no? Hai capito per cosa? Perché altrimenti si andava qua neve e vedeva le orme se gli era passato qualcheduno. E allora cambiava strada. Fanno contrabbandiere, era una vita di sacrificio perché si doveva farlo di notte, cercava di farlo di notte, fare i toscani di notte, nascondere di notte, e stare attenti sempre alla finanza. Qua è per ricordare la Madonna del tabacco. Ecco, andiamo più avanti, vediamo i sigari.
che si fava i sigari a tutta la mano, è andata l'anno, anche fa tuttora. Dopo qua è il tabacco a fiuto. Tabacco a fiuto. Sì. Dopo, aspetta, là il sacco di tabacco che portava il contrabbandiere su per la montagna. Ecco, e Braghi è sempre andato pai, stava in piedi da sole, stava in piedi da sole perché tutti erano topi perché schei non in gera. Ecco, un momento qua, l'ho fatto, lo ricordo più di tutto a mia mamma. Anche dovevo fare contrabbando per mantenere noi altri, insomma, fiui e via questo qua. E ha fatto tanti sacrifici, perfino ha fatto anche la prigione, 9 giorni di prigione, a passarlo. Non solo per questo, e anche per i contrabbandieri di tutta la Varata, che i sacrifici che ne ha fatto tanti.